Allora, intanto vedo che c'è già qualcuno collegato. Buonasera, chiunque sia, e vorrei chiedervi di mandarmi un segnale se ricevete bene, se si sente bene, se si vede bene. Per adesso nessun cenno. Ah. Ecco, sì, tutto ok. Mi dice Lorenza, mamma mia, quanto tempo. Dunque, mancano pochi minuti, vedo che c'è già un po' di gente. Buonasera Alessandra, buonasera Adriano, Luciana, Luca. Susanna. Auguro che abbiate avuto il tempo di rileggere qualche cosa di quello che abbiamo già letto. C'è anche Roberto, che ha scritto una cosa strana, ma presente. Marilù. Buonasera Rita. Abbiamo ancora un paio di minuti e ci siamo.
Buonasera Stefania, buonasera Anna. Allora, diciamo che è estremamente chiaro per chi abbia studiato, approfondito l'insegnamento dei maestri del cerchio. Oddio, non so cosa è successo, aspetta un attimo. Ok, sì. Per chi abbia approfondito l'insegnamento dei maestri del cerchio, buonasera Nicola, è estremamente chiaro come in queste prime lezioni sull'assoluto ci sono i semi, ma anche già le pianticelle, devo dire, degli insegnamenti che verranno approfonditi, spiegati dai nostri maestri. Dopo 37 anni, dopo un percorso di tantissimi anni, ora queste lezioni qua precedono di almeno 25 anni le tesi finali dell'insegnamento, che sono già contenute in queste lezioni. Saranno meglio approfondite perché hanno necessità di penetrare dentro la mente che non è abituata a leggere la realtà in un certo modo. Però c'è già tutto, è straordinario. La lezione che leggeremo stasera è una lezione di Kempis ed è a pagina 228. Salterò l'ultimo pezzetto del capitolo precedente perché ci porterebbe un po' in là. Ma di quel frammento a pagina 228, in corrispondenza del titoletto Natura del male e sua necessità. Queste poche righe le voglio leggere perché danno una visione un po' diversa a noi che siamo abituati a ragionare intorno a queste cose secondo quanto ci è stato insegnato dalla religione o dall'educazione che abbiamo avuto, perlomeno la maggior parte di noi. Spero che si senta bene, eh? Ogni tanto fatemi sapere qualcosa. Allora, natura del male e sua necessità, dice il titoletto a pagina 228. Il male personificato non esiste. Colui che nega questo diviene necessariamente politeista. E qui siamo già, no? Ci devono essere già due dei. Uno, diciamo, il Dio cui noi pensiamo, a cui facciamo riferimento, l'assoluto, e poi ci dovrebbe già essere un'altra entità capace di confrontarsi e di opporsi a questa, e quindi quel Dio lì non sarebbe più assoluto. Satana personificato in angelo ribelle non può esistere, in quanto, fra l'altro, aggiungo io, torturando e punendo chi è andato contro Dio, servirebbe Dio e non sarebbe più ribelle a lui. Esistono invece due forze contrarie che però non sono mai opposte. Vengono chiamate bene e male e si possono raffigurare in natura anche nel regno vegetale e animale. Ciò che assorbe l'uno è rilasciato dall'altro, ossia l'uno assorbe il carbonio e rilascia l'ossigeno, l'altro assorbe l'ossigeno e rilascia il carbonio. L'assenza del male determinerebbe l'assenza della libertà. Questo è quando si dice la necessità del male. L'assenza del male determinerebbe l'assenza della libertà senza la quale non vi è coscienza, cioè la coscienza si costruisce confrontandosi con i nostri limiti. I nostri limiti sono quelli che spesso ci inducono ad agire in un certo modo, che è quello che noi chiamiamo male, questa assenza di coscienza. Ma questa coscienza può crescere solo nella libertà, e la libertà di scegliere tra una cosa e l'altra, tra ciò che è bene e ciò che è male. Quindi questa è la vera funzione di quello che noi chiamiamo male secondo le nostre categorie. Tale coscienza non si acquista fuggendo una di queste due forze attrattive, ma essendone consapevoli.
Quindi la coscienza nasce dal diventare consapevoli di che cosa è bene e che cosa è male, da diventare consapevoli quando si sceglie una e quando si sceglie l'altra, e non semplicemente lasciarsi portare, trascinare da queste due forze, che entrambe ci permettono di fare questo passo di acquistare, crescere nella coscienza. E qui iniziamo questo bellissimo capitolo di Kempis. I filosofi, definiti panteisti, hanno affermato alcune cose che non sono state completamente capite, oppure ad arte sono state modificate per criticare, per demolire ciò che questi panteisti andavano affermando. Volendo giudicare, non si potrebbe che vedere invece un aspetto positivo nel panteismo. Del panteismo, nel fatto che questo movimento rappresenta una tappa verso l'esatto concetto di Dio. Quindi panteismo, una tappa verso un concetto corretto di Dio. Panteismo come Dio presente, immanente in qualsiasi cosa, proprio compenetrato nelle materie. Una tappa che in sé forse non è molto precisa, ma che pur tuttavia, vista e considerata nelle molteplicità delle sue fasi storiche, è di un certo valore. Fra il concetto di Dio assoluto, che è quello che ci propongono i maestri, e il panteismo, le differenze sono abbastanza notevoli. Innanzitutto, i panteisti in genere non esprimono un concetto vasto di Dio e si limitano la loro attenzione a quanto si poteva allora concepire. Il mondo è poco più oltre, e dicono che questo mondo è in Dio. Tutte le cose che fanno parte di questo mondo fanno parte di Dio. Vi sono contrastanti pareri sul modo in cui questo mondo, queste cose riescono a far parte di Dio. Altri accennano al concetto che Dio sia in tutte le cose, però come Dio sia presente in tutti gli oggetti e nel mondo, resta un po' nebuloso. Dobbiamo anche pensare che quando i panteisti hanno sviluppato la loro teoria su Dio, sulla presenza di Dio in tutte le cose nel mondo e che tutte le cose fanno parte di Dio, quando hanno fatto questo, in effetti non potevano che limitare questa loro teoria all'esperienza diretta che facevano del mondo. Si guardavano intorno, vedevano queste meraviglie, tutto quello che accadeva e che avevano intorno a sé, e giustamente vedevano Dio, la presenza di Dio in tutto questo. Ma è molto limitata questa concezione che viene proposta dai panteisti. Poi il modo, il come, rimane un po' nebuloso, e oggi, attraverso i maestri, questi nostri maestri, riusciamo a capire meglio in che modo è tutto compenetrato da Dio ed è in Dio. Dio che i maestri chiamano tutto uno assoluto. In realtà, dice Kempis, tutte le cose sono in Dio e Dio è in tutte le cose. Ma in questa seconda affermazione esiste una differenza, in quanto i panteisti limitano, in un certo senso, Dio nelle cose. Invece nel dire Dio è presente in tutte le cose, non lo si limita affatto. Non vi è una presenza materiale, è presente alla radice, poiché la radice di tutto quanto esiste è Dio, è in Dio. Ma Dio non è solo nelle cose, Dio è in tutto. E in tutto non si intende una dimensione materiale dell'esistenza, si intende nei pensieri, nelle emozioni, in tutto quanto possiamo immaginare e anche ciò che non riusciamo a contenere nella nostra piccola esperienza esistenziale o nella nostra mente. Non possiamo pensare di contenere un concetto così vasto e una realtà così vasta come quella che è Dio. Noi abbiamo visto nelle pagine precedenti come si descrive che noi siamo dei piccolissimi,
microscopici esseri sopra un microscopico pianeta che fa parte di una galassia che è all'interno di varie altre galassie che rappresentano l'universo che noi riusciamo in qualche modo a intravedere quando guardiamo nel buio in una notte stellata dentro la Via Lattea. Siamo minuscoli in tutto questo e tutto questo è pochissimo rispetto a tutti gli universi che esistono effettivamente e che sono innumerevoli dentro un unico cosmo. E un unico cosmo che contiene l'impensabile, un unico cosmo è solo uno degli innumerevoli cosmi che costituiscono tutto quanto esiste. Quindi la nostra esperienza, la nostra minuscola esperienza mentale, non ci consente di contenere realtà di questa vastità. Ci consente però intellettivamente di cogliere, di avere, come dire, annusare questa vastità, fare uno spazio mentale dentro di sé per pensare che è qualcosa di veramente insondabile, enorme, non contenibile dalla nostra mente, ma in qualche modo ci tira fuori dall'idea che noi possiamo in qualche modo concepire, contenere una concezione di Dio anche solo minimamente realistica. Però capire tutto questo, questo sì, questo per noi è possibile. Un'altra differenza, dice Kempis, che esiste fra panteismo e Dio assoluto sta in questo. I panteisti dicono che il mondo è in Dio, ma Dio è oltre il mondo, Dio è nel cosmo e il cosmo è in Dio, anche se Dio sta al di là del cosmo. Perché vi ricordate nelle pagine che abbiamo letto precedentemente, noi abbiamo visto come Dio non solo è l'insieme delle cose, cioè il tutto, ma trascende il tutto. Lo trascende perché? Perché Dio è causa di se stesso, è la prima causa ingenerata. E già questa è un'esperienza che noi non riusciamo a comprendere perché nella nostra esperienza diretta tutto quanto proviene da qualche cosa, tutto quanto è generato da qualche cosa di cui quello che vediamo è l'effetto, cioè una causa. E si produce, si determina un effetto. Non esiste nel panteismo occidentale l'idea dell'emanazione del riassorbimento, altra differenza che c'è con le spiegazioni molto più profonde che fanno i maestri di questa loro visione, di questa descrizione di Dio. Non esiste nel panteismo occidentale l'idea dell'emanazione del riassorbimento. Ma proprio per il fatto che il mondo e gli oggetti che sono nel mondo sono in Dio, questo mondo sarebbe nella durata eterno. Questa è una differenza sostanziale, in quanto sia gli oggetti che gli universi, che il mondo, che il cosmo sono in Dio, ma non hanno una durata eterna, hanno un ciclo che va dalla loro emanazione al loro riassorbimento. Questo è un concetto che credo che si potrà afferrare meglio un pochino più avanti, ma comunque diciamo che c'è una fase di emanazione in cui il cosmo si forma e ha il suo sviluppo, e una fase di riassorbimento in cui a poco il cosmo scompare, ma non scompare ciò che lo ha costituito, cioè la materia sottile che condensandosi ha dato vita alle varie forme. Lo leggeremo meglio da quanto ci dice Kempis un po' più avanti. L'assoluto, cioè Dio, è colui che è. Questa è proprio la formulazione più nitida, anche se in questa fase di chi si avvicina adesso all'insegnamento può essere un po' più difficile da cogliere. Dio è colui che è. Occorre comprendere profondamente il significato di queste parole. L'assoluto non ha mai avuto inizio né mai avrà fine. Nell'assoluto tempo e spazio sono entità relative riferibili al cosmo.
solo al cosmo, non a Dio. In Dio non ci può essere né il tempo né lo spazio. Ci può essere, si può, come dire, a un certo grado di indagine, si può pensare che ci sia una successione, ma è la successione che c'è anche dentro le pagine di un libro. Però è lì, anche nel libro c'è un inizio, c'è una fine, ma c'è sempre, non scompare per il fatto che il libro venga letto. Quell'inizio e quella fine ci sono sempre, ci sono da quando esiste il libro e ci saranno anche oltre chi lo leggerà, l'inizio e la fine di quel libro. Allo stesso modo, tutto quello che noi vediamo scorrere e sparire dentro la memoria, dentro quello che noi chiamiamo il passato, tutto questo in realtà vive in una condizione di non tempo, di eterno presente, di cui noi abbiamo una percezione estremamente parziale e parcellizzata per attimi. Cogliamo attimi e siamo presenti a noi stessi solo attimo dopo attimo, attimo per attimo. L'attimo precedente, appena noi consideriamo l'attimo in cui siamo, quello precedente già non c'è più. Fa già parte di questo passato. Ma questa è la nostra limitazione, è la limitazione di questo sentire di coscienza che si esprime così, attraverso questo essere presente attimo per attimo dentro l'esistenza. L'assoluto, tutte queste sono definizioni che poi verranno sviluppate moltissimo, ma sono molto dense. L'assoluto è vita e amore. E la conseguenza di ciò si chiama movimento. Ovvero, la vita vuol dire qualcosa che si esprime. È come se si potesse pensare a Dio come avente una natura interna che è amore e una natura esterna che esprime questa natura interna. Questa natura esterna è la vita. La vita è movimento per noi. Il movimento significa spostarsi nello spazio in un certo tempo, no? Per cui nella nostra esperienza il movimento è questo. Introduce l'idea di movimento immediatamente il concetto di tempo e di spazio, ma nell'assoluto non c'è il tempo e lo spazio, ma c'è il movimento, che è cosa diversa da quella che sperimentiamo noi. Il movimento è, per esempio, osservare un processo evolutivo. Processo evolutivo noi lo immaginiamo come, che ne so, una piantina piccola che cresce. Quello è un processo evolutivo di una pianta, lo sviluppo naturale di una pianta. Piantina piccolina, acqua, sole e via dicendo, la pianta cresce e diventa una bella pianta alta, rigogliosa. E noi vediamo questo movimento evolutivo come qualcosa che scorre nel tempo e che si allarga nello spazio come forma. Ecco, invece in Dio questo non c'è, perché ci sono tutte le fasi di crescita, sono presenti da sempre, per sempre, tutte quante, tutte viventi, tutte pulsanti, ma non così come lo percepiamo noi, in uno scorrere, che è un movimento al quale noi leghiamo la dimensione di tempo e di spazio. Lì non c'è il tempo e lo spazio, ma c'è tutto quanto è avvenuto. Potessimo, come dire, mettere insieme immagine per immagine, fotogramma per fotogramma, secondo per secondo, la vita di quella pianta e averle, poterle tenere, guardarle tutte quante simultaneamente presenti, non congelate come immagini, ma viventi, ogni secondo vivente, pulsante di vita. Ecco, vederle tutte insieme simultaneamente, quello è qualche cosa che ci può un po' avvicinare a capire di che cosa stiamo parlando. C'è un movimento, perché vediamo tutte le varie fasi, ma in una condizione atemporale, fuori dal tempo. Natura dell'assoluto è vita e amore. Conseguenza di questa natura dell'assoluto è il manifestare e il riassorbirsi dei cosmi. E quindi, anche qui, analogia della piantina, manifestare la piantina che cresce e poi la piantina che a un certo punto muore, come tutto quello che muore dentro alla nostra esperienza e quindi scompare. Quindi c'è qualcosa di simile all'emanazione e poi al riassorbimento. L'emanazione
da un certo tipo di sostanza, materia sottile, si è formata questa piantina, ha nutrito questa piantina, poi le sostanze di questa piantina si scompongono e tornano alla loro fase iniziale, che è il riassorbimento. Questo vale per la piantina, vale per noi, vale per i cosmi, vale per tutto quanto esiste, ma sempre quella condizione di emanazione e di riassorbimento è tutta presente in questa condizione di assenza di tempo, in tutte le sue fasi, simultaneamente presente. Quindi, conseguenza di questa natura dell'assoluto è il manifestare e il riassorbirsi dei cosmi con tutto quello che c'è dentro i cosmi. L'assoluto quindi permea tutto, è il tutto. Nell'assoluto vi sono le manifestazioni e le non manifestazioni. Quando noi osserviamo la fase in cui è stato riassorbito un cosmo, in cui le sostanze della piantina sono state riassorbite, e sono tornate ad essere ciò che c'erano all'inizio, quindi non c'è più la piantina, così come quando viene riassorbito il cosmo, non c'è più il cosmo, ebbene quella è una condizione di non manifestazione. Ma non è che c'è la non manifestazione e poi dopo un po' ricomincia come se fosse un vero movimento, una nuova manifestazione. È tutto simultaneamente presente. L'inizio della manifestazione con l'emanazione, la manifestazione e poi la non manifestazione, quando la manifestazione non c'è più, è tutto, tutti gli istanti che compongono questa esperienza, tutti presenti simultaneamente. Anche, dice Kempis, nella pagina 230, anche nel non manifestato è ugualmente la natura dell'assoluto, così come il manifestato ha in sé, alla radice e in ogni cosa, al centro e alla circonferenza e in tutto ciò che sta fra il centro e la circonferenza, la natura dell'assoluto, perché il manifestarsi è sua natura. Prima non l'abbiamo letto, vediamo se voi rimanete su questa pagina, io vi leggo due righe solo che non vi ho letto prima, ma che possono darvi un'altra immagine. Dio è oceano infinito, ogni goccia del quale è presente in ogni cosa esistente. Così l'insieme delle gocce forma l'oceano e l'oceano è presente in ogni cosa tramite le gocce. In effetti, l'oceano è fatto di gocce. Se noi le prendiamo una ad una, cioè le isoliamo una per una, queste gocce, non si può neanche, come si fa a contare le gocce che compongono l'oceano, ma ognuna di queste gocce ha la natura dell'oceano, l'esatta natura dell'oceano. E quindi l'oceano è presente come natura in tutte le gocce. Di questo stiamo parlando con questa analogia, che ci sta facendo Kempis. Così il manifestato ha in sé, dice, alla radice di ogni cosa, come le gocce, al centro, alla circonferenza, in tutto ciò che sta fra il centro e la circonferenza, la natura dell'assoluto, perché il manifestarsi, cioè questa modalità di esprimere vita, abbiamo detto nucleo centrale amore e poi la manifestazione di questo amore è vita, no? Il manifestarsi è la natura di Dio, è sua natura. La natura di Dio è questa, essere amore e manifestazione di questo amore in una varietà infinita di modalità, di forme. Noi ne conosciamo una che è la vita da uomo dentro una realtà come quella che stiamo sperimentando. Ogni cosmo è indipendente, non comunica con gli altri cosmi. Qui è come se facessimo un po' un ripasso di tante cose già lette precedentemente. Ogni cosmo è circoscritto dal non manifestato. È avvolto dal non manifestato. Il non manifestato non è qualche cosa che isola un cosmo, eh? Il non manifestato è quella condizione in cui il cosmo è riassorbito, non c'è più, ed è presente simultaneamente a quando il cosmo è completamente vivente in tutte le sue varie fasi, perché stiamo parlando di una condizione di eterno presente. Ma ciò non vuol dire
il cosmo sia isolato dall'assoluto. È nell'assoluto e l'assoluto è nel cosmo, poiché alla radice, alla circonferenza e in tutto ciò che sta fra la radice e la circonferenza, fra il centro e la circonferenza, è l'assoluto. I cosmi, quindi, hanno una base comune, che è l'assoluto. I cosmi fra loro non comunicano, ma la base di tutti i cosmi, innumerevoli, che non si possono neanche pensare di contare, innumerevoli cosmi che fanno parte di Dio, non sono, comunicano fra di loro, ma hanno la base comune di avere tutti la stessa natura, cioè tutti l'assoluto. I cosmi sono come le gocce dell'oceano. Queste gocce dell'oceano contengono tutti quanti, ogni cosmo contiene Dio, contiene l'assoluto. Perché? Perché le gocce dell'oceano contengono la stessa natura dell'oceano. Quindi l'oceano è dentro tutte le gocce. E tutte le gocce sono dentro l'oceano. Il cosmo evolve, dice qui Kempis. Che cosa significa? Il cosmo ha un inizio e una fine. La teoria, dall'inizio alla fine del cosmo, dalla manifestazione al riassorbimento, si chiama evoluzione. Cioè tutto quello che c'è all'inizio di un cosmo e alla fine del cosmo, quando avviene il riassorbimento, quando c'è la fase di riassorbimento, tutto quello che accade là nel mezzo, quella è l'evoluzione del cosmo. Ma l'assoluto non ha né inizio né fine e neanche evoluzione. Non è Dio che evolve. È ciò che si manifesta in lui che presenta questa caratteristica di avere tutti gli aspetti intermedi che vanno dall'inizio verso la fine. Tutta la successione logica degli sviluppi è tutta presente in L'assoluto non evolve. Anche dopo il riassorbimento qualcosa permane del cosmo nel quale viviamo ed evolviamo. Aspettate che devo seguire un attimo che cosa succede qua, perché io sto andando forse anche troppo veloce. Ora non ci sono commenti. Allora, dicevo, anche dopo il riassorbimento qualcosa permane del cosmo nel quale viviamo ed evolviamo. In ultima analisi, tutto quanto esiste in un cosmo non è che spirito. Oh, siamo arrivati a un punto cruciale, tenetelo presente perché è davvero importante. È davvero importante. Tutto quanto esiste in un cosmo non è che spirito. Più avanti troveremo una definizione più accurata di questo termine, spirito. Per adesso ci dobbiamo accontentare di questo per non mettere troppa carne al fuoco. Infatti, dice Kempis, la materia del piano fisico, che cos'è? È la condensazione dell'energia, che è materia del piano astrale, o materia del piano astrale. L'energia a sua volta non è che una condensazione della mente o materia del piano mentale e così via fino ad arrivare allo spirito. Così che nel cosmo nel quale viviamo tutto quanto esiste non è che una diversa conformazione, una diversa formazione dello spirito. Nei piani più densi, per esempio, dentro la materia, ci sono state tutta una serie di successive condensazioni che hanno portato alla costituzione di quella materia densa. Ma andando a ritroso, noi arriviamo fino alle sostanze prime, che condensandosi poi hanno dato vita a tutta la catena successiva di materia mentale, materia astrale, materia fisica. Questo noi l'abbiamo visto nelle primissime lezioni che abbiamo letto. Quindi, arriviamo allo spirito, così che nel cosmo nel quale viviamo tutto quanto esiste non è che una diversa conformazione, una diversa formazione dello spirito base comune di ogni materia, unica e sola vera materia del cosmo, così come l'oceano, la natura dell'oceano è dentro le gocce per varie condensazioni. Al momento in cui il piano fisico viene riassorbito, sparisce
la materia del piano fisico. Spariscono le forme, le densità stesse di questa materia, ma non vi è nessuna distruzione. Fate attenzione a questa analogia adesso, perché è come se un pezzo di ghiaccio, per l'alzarsi della temperatura, tornasse allo stato di acqua, perdendo così la sua forma. Un pezzo di ghiaccio, pensate in questi paesi dove fanno le gare di statue di ghiaccio, no? Fanno delle cose meravigliose, questi artisti con il ghiaccio. Poi si alza la temperatura e si scioglie tutto quanto. Ma non va perduto niente, perché quel ghiaccio di che cosa è fatto? È sempre della stessa natura di quella cosa invece liquida, poi che riempie una tinozza. È sempre la stessa cosa, solo in uno stato diverso. Allora, quando si riassorbe un cosmo, quando si riassorbe la materia del piano fisico, la materia del piano fisico non c'è più. La materia del piano fisico, per come è fatta, ha forme. I libri, i computer, i vestiti, i corpi hanno forme. Quando la materia del piano fisico avviene il riassorbimento, cioè termina la sua manifestazione, è come il ghiaccio che si scioglie e diventa acqua, un'altra cosa, ma non scompare quella sostanza di base che ha dato vita a quella forma. Ciò che dalla manifestazione di un cosmo nasce, sviluppa, evolve ed in questa manifestazione del cosmo si identifica in Dio e con Dio, nell'assoluto non muore, non svanisce, anche se i veicoli di questa nascita, di questa evoluzione avranno seguita la sorte delle materie che componevano quel cosmo. Ecco perché oltre il riassorbimento del cosmo permane qualcosa, oltre il riassorbimento della statua di ghiaccio permane l'acqua di cui era costituita. Periscono le forme, le materie, i veicoli, ma ciò che si è evoluto, ciò che è nato, permane, entra in diretto contatto con ciò che lo rende immortale, cioè si ritrova in quella condizione la quale è una condizione di partenza che è in una condizione di eterno presente, c'è sempre stata, la sua manifestazione è stato come l'effetto di quell'amore di Dio che si manifesta attraverso la vita. Nell'eterno presente, dice Kempis, continua Kempis. Non vi è né prima né dopo. Niente può essere aggiunto o tolto dall'eterno presente. Eppure un cosmo che è in Dio, che è in questo eterno presente, ha un inizio e una fine. Che non vuol dire che ora c'è nell'eterno presente e dopo non c'è. Vuol dire, come vi dicevo prima, che è presente tutto, sempre tutto, il suo inizio e la sua fine. E si svolge, evolve secondo un preciso piano divino che in effetti non è che l'attuazione di una natura divina. Il fatto che vi sia questa pulsazione di vita costante nell'eterno presente che contiene in sé ogni tipo, ogni qualità di esistenza, contiene tutto, ogni momento, ogni frammento della vita di ognuno di noi. Oltre il riassorbimento, che cosa rimane? Le materie che componevano il cosmo ritornano laddove mai si sono staccate. Questo è un altro punto molto importante, perché più avanti parleremo del virtuale frazionamento dell'assoluto. Quindi, le materie che componevano il cosmo, che abbiamo detto sono successive condensazioni, che danno vita ai vari piani di esistenza, con le materie dei vari piani di esistenza, da cui noi traiamo i veicoli fisico, astrale, mentale, tutto quello di cui abbiamo già parlato. Ebbene, queste materie di base che costituiscono tutto questo, lo spirito, la materia dello spirito, è qualcosa che è sempre stato dentro le varie forme, le varie densità di materia. E quando queste densità di materia scompaiono, non scompare quella materia di base, è tutta presente. E quindi tutte queste forme che appaiono adesso divise fra di loro, distinte, separate, in realtà sono tutte costituite, sono tutte della stessa natura, costituite
costituite tutte dalla stessa sostanza di base e da questa sostanza di base non si sono mai staccate. Ed è per questo che noi già siamo in Dio, noi che in qualche modo lo cerchiamo, cerchiamo di cogliere questa cosa che ci sfugge, e in realtà c'è solo da accorgersi che già ci siamo e che siamo già espressione di questa natura divina. Se noi, ad esempio, ci interessiamo della materia fisica allo stato atomico, vediamo che questa materia è quella che è e rimane essenzialmente e strutturalmente quella che è, qualunque forma componga. Capite? Se fissiamo la nostra attenzione sull'elemento chimico acqua, constatiamo che è sostanzialmente e strutturalmente identico sia che si trovi allo stato gassoso, cioè vapore, che allo stato liquido o solido, il ghiaccio di cui si parlava prima. Così è di ciò che compone materialmente il cosmo. È la stessa cosa. Noi adesso siamo, nella nostra esperienza, in quello che facciamo come esperienza, siamo allo stato solido, di qualche cosa che potrebbe essere allo stato gassoso o allo stato liquido. Noi siamo ad uno, ci percepiamo ad uno stato solido, ma ciò che ci compone per sottigliezza, che è in noi, non va disperso attraverso la nostra scomparsa. Alla radice, sostanzialmente, strutturalmente, è sempre lo spirito, è sempre ciò che è al di là del cosmo, che è nel cosmo, nel manifestato e nel non manifestato, che permea il tutto, perché è il tutto. Si chiama spirito quando a questo questo qualche cosa, si vuol dare qualche significato, si vuol dire qualcosa che possa farci intendere una struttura, un'ossatura, una base del tutto. Si chiama assoluto quando vogliamo intendere un qualcosa che comprenda in sé il tutto, e non come quantità, ma come sentire, come amore e vita. Perché il dire l'assoluto è il tutto e tutto è nell'assoluto non è un concetto che voglia significare unicamente la vastità di questo assoluto che è il tutto e che tutto contiene, ma è soprattutto un concetto che vuol significare la vastità del sentire dell'assoluto, il che è molto importante per non scivolare da questa enunciazione del tutto verso un concetto filopanteistico, oppure in una concezione dell'assoluto come una sorta di meccanismo messo in moto, insensibile, che continua a muoversi, tutto manifestando e riassorbendo per una sorta di automatismo. Non di questo si tratta. Quando si parla dell'assoluto si parla di coscienza assoluta. Si parla di qualche cosa che è vibrante, che è un colmo di amore che manifesta se stesso in qualsiasi forma e in qualsiasi cosa. Nella natura di Dio c'è questo, essere ciò che è e la manifestazione di ciò che è. Io faccio ogni tanto questo esempio. Esiste Enrico, io, esiste Enrico ed esiste la vita di Enrico. Non possono essere separate queste due esperienze. Non ci può essere la vita di Enrico senza un Enrico e non ci può essere un Enrico che non esprima, che non manifesti se stesso, che non vibri. Così è dell'assoluto. È un'interezza di amore che si esprime attraverso la vita, ma si esprime attraverso la vita in un modo diverso da come noi conosciamo la vita, che passa, no, il nostro modo di conoscere la vita passa attraverso il tempo e lo spazio, mentre per l'assoluto non è così. Le varie successioni, le evoluzioni che si possono osservare a certi livelli di indagine dentro l'assoluto di osservazione, questi altri livelli, sono tutti presenti, come vi dicevo prima, nell'eterno presente. Allora, fatemi vedere un po' qua se c'è qualcosa a cui devo rispondere. Direi di no, tanti buonasera. Capisco anche che è una lezione bella importante, è una lezione
queste qua che stiamo leggendo, introduttive al tema dell'assoluto che ci accompagnerà per un bel po' di tempo, se avrete la pazienza di continuare a seguire. Ma qui ci sono delle risposte, finalmente, che danno un po' un sentite che non sono cose fumose, che sono cose molto chiare, molto nitide, molto conseguenziali, logiche, spiegate con correttezza, che danno gli elementi che servono per capire questa vastità. Non per comprenderla, ma per capirla, sì, per arrivarci. E sono cose che, rivolte alla mente di uomini del nostro tempo, e quindi le possiamo, contenere dentro la nostra capacità di capire queste cose così complesse. Allora, Anna chiede: è dunque corretto pensare che ogni forma, nelle sue diverse espressioni, continua ad essere contemporaneamente in un infinito presente? Sì. Assolutamente sì, noi siamo. La nostra limitazione ci permette di cogliere solo un frammento per volta. Questo è il limite di essere dei piccolissimi esseri, piccolissime espressioni del divino in questa forma di incarnati, la cosiddetta vita da uomo, che prevede un sentire relativo, limitato, che ha come caratteristiche questa, per esempio. Di pensarsi trascorrente, divenente dentro uno spazio, dentro un tempo che scorre. E questo fa sì che noi interpretiamo tutta la vita in questo senso qua, guardando dietro di noi, verso le lezioni apprese della vita, sentendoci in qualche modo dentro a questo presente che ci sfugge continuamente perché i frammenti di secondo passano con una rapidità che non riusciamo a coglierla, e proiettati secondo noi verso un futuro. In realtà tutto quanto, anche quel futuro che ancora non possiamo immaginare per noi stessi, è già tutto presente, ma non è tutto presente come un destino verso il quale noi andiamo, perché noi siamo dei sentire che manifestano se stessi attimo per attimo, e tutti insieme attimo per attimo. Cioè il nostro sentire che in questo momento prefigura un qualche tipo di futuro, lo sta facendo in questo attimo, mentre c'è già quel futuro che è prefigurato, ma non è qualche cosa che è già stato fatto, è tutto fatto simultaneamente. Quindi ogni frammento della nostra esistenza è pulsante, vibrante, vivente, in una condizione di non tempo, perché il tempo è un'espressione, è un evento, è un fenomeno che introduciamo noi vivendo così come viviamo. Spero di averti risposto, Anna. Capisco che non è facile, non vi scoraggiate se vi sembrano cose un po' difficili, perché poi piano piano ci si abitua a ragionare in un certo modo. Uno degli sforzi che hanno fatto i maestri del Cerchio Firenze 77. E sono stati lentissimi nei primi 20 anni di insegnamento, sono andati molto molto lenti per abituare le persone di allora, che non sono le persone di oggi, le persone di allora a impadronirsi di un modo diverso di ragionare. E ce l'hanno fatta con queste persone. Oggi noi, per noi, tante cose sono già sdoganate, per noi parlare di al di là di altre dimensioni di esistenza, è una cosa assolutamente normale che accada questo. Però allora non era così banale, così semplice. Ci è voluto parecchio tempo per permettere alle menti di un tempo, la maggior parte di queste persone non ci sono più, sono già scomparse, tutti gli storici testimoni di questa esperienza del Cerchio Firenze 77, e per tanti anni hanno dovuto confrontarsi con le difficoltà di apprendere queste cose così complesse per loro. Oggi per noi viene un pochino più facile questo. Si vede che ci sono tantissime occasioni per approfondire qualcosa riguardo all'aldilà, all'esperienza dei maestri disincarnati, alle
alla vita oltre la vita, oppure la vita dopo la morte, quella che noi chiamiamo la morte. Ecco, tutto questo è sicuramente oggi più semplice di qualcosa come ormai oltre 70 anni fa. Buonasera, Esther. Dunque, a proposito, non mi voglio dimenticare di dire questa cosa che per me è molto importante invece. A proposito di eventi che parlano di questo tema, domani ce ne sarà uno di questi eventi e io parteciperò, insomma, ci sarà un'intervista durante uno di questi eventi. Ma quello che voglio dire, siccome ci è stata fatta un'osservazione rispetto al fatto che questo evento fosse stato presente anche nella nostra pagina Facebook che si chiama Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, che è la pagina dove è ospitata la trilogia che parla della storia del Cerchio Firenze 77. È stata pubblicitata questo evento per il fatto che io sarò presente domani. Ma è un evento dove si paga per entrare, per connettersi a questo evento. Quindi, siccome voi siete presenti qua e lo siete gratuitamente e giustamente gratuitamente, vi suggerisco di non collegarvi per questo evento, non c'è motivo di spendere questi soldi, ma vi devo anche dire che noi non c'entriamo niente con gli aspetti economici, che girano intorno al fatto che ogni tanto veniamo chiamati a testimoniare cose del Cerchio Firenze 77 dentro questi eventi. Noi, veramente, la cosa più lontana da noi è coinvolgere aspetti economici con il Cerchio Firenze 77. Nessuno di noi si è mai implicato in cose di questo genere. Parlo dei testimoni che conosco. È proprio, come dire, fa parte dell'anima di coloro che hanno fatto questa esperienza. Noi abbiamo ricevuto gratuitamente questi doni immensi e li restituiamo altrettanto gratuitamente. Poi c'è un aspetto, invece anche qui mi hanno fatto osservare, ci hanno fatto osservare ad altri amici anche, che ci sono anche dei libri che vengono venduti nelle librerie o acquistati come questa trilogia su Amazon, per cui bisogna pagare dei soldi. Questi soldi che arrivano a qualcuno di noi direttamente vengono tutti quanti, dal primo all'ultimo, utilizzati per fare conferenze pubbliche, pagare delle sale, aiutare persone in difficoltà, comprare a nostra volta libri e regalare a coloro che non ne hanno possibilità. Ecco, questa è una cosa che ci tengo molto a dirla perché non si devono confondere, che ne so, il biglietto che bisogna pagare per andare a un convegno sulla sopravvivenza o sull'aldilà, dove magari è invitato qualcuno del Cerchio Firenze 77, non bisogna pensare che i soldi di quel biglietto vadano al Cerchio Firenze 77. Mai, questo mai non è, è proprio la cosa più lontana da noi. Devo dire che queste lezioni che noi stiamo affrontando, che stiamo affrontando in questa parte di questo libro, perché poi fra breve questo capitolo dell'assoluto abbiamo ancora alcune pagine, ma insomma non sono poi molte, una dozzina di pagine, arriviamo alla conclusione della parte filosofica di questo primo volume del Cerchio Firenze 77. Sono pagine assolutamente dense, perché è come se contenessero dentro di sé la forza del seme che deve sbocciare. Io vi suggerisco di leggerle, tornare a rileggerle dopo che le abbiamo lette insieme, tornare a rileggerle per abituarvi a poco ad entrare, forse non dentro i concetti, ma dentro un linguaggio, un modo un po' diverso di ragionare. Standoci dentro, a poco sentirete farsi spazio dentro di voi della possibilità di approfondirle. E questo ci permetterà di fare i passi successivi riguardo a questi temi, perché siamo proprio all'inizio. Qui si dice, verissimo, sono concetti che mi risuonano dentro, ma che mentre credo di averli affillati sembra che mi sfuggano via nuovamente. Guarda Marilu,
è una cosa che è successa a tutti. Anzi, vi accorgerete, leggendo i libri del cerchio, vi accorgerete che accade una cosa strana. A un certo punto, studiando qualche cosa che continua a stare là e non si riesce ad acchiappare, a un certo punto è come se si aprisse qualche cosa dentro la testa, è come se tutto improvvisamente fosse estremamente chiaro, per un attimo, no? Ah, vuol dire questo. 2 minuti dopo siamo tornati nella confusione precedente, cioè si perde questa cosa che abbiamo agguantato. Ma che cos'è lì che è successo? È qualche cosa che ha a che fare con il meccanismo dell'intuizione, cioè è una forma della mente molto alta, molto raffinata, che pesca ai livelli più alti della mente, che confina con il piano acasico, ricordate, quindi con il sentire, con la coscienza, precipita qualche cosa dentro la mente che è di una enorme chiarezza, lo cogliamo per un attimo, pur non avendo ancora acquisito tutti gli elementi necessari per trattenerlo dentro la mente, vediamo che è così, ma dopo poco ci sfugge di nuovo, non riusciamo. Insistendo, diventa sempre tutto più chiaro e quella chiarezza poco a poco diventa nostra, diventa una presenza costante dentro di noi. Ma è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, questa qua, è condivisa un po' da tutti quanti. Allora, Guglielmo, mi sembra di essere dentro il Cerchio Firenze 77, è molto bello quello che scrivi. Ti devo dire che in realtà è molto. Non è lontanamente paragonabile, ma siccome noi abbiamo questa fortuna, abbiamo questo dono di avere questi libri che sono stati fatti, ora per chi non lo sa, ma ve lo voglio ricordare, questi libri sono stati fatti direttamente dai maestri del Cerchio Firenze 77. Proprio direttamente. Loro hanno fatto le correzioni, hanno costruito i capitoli nel modo giusto, impostato i libri in un certo modo, li hanno voluti fare in questo modo. Hanno escluso tantissime cose che erano un sovrappiù, ripetitive. Anche qui alle volte si trovano delle ripetizioni rispetto ad alcune lezioni che abbiamo letto precedentemente. Ma perché? Perché c'è bisogno di fissarle di nuovo sulla base di alcune cose che sono state aggiunte nel frattempo e quindi di radicarle. Chiamavano i maestri questi passaggi, li chiamavano come delle verità di passaggio, proprio verità di passaggio perché erano mature per essere colte in quel momento, avevano il linguaggio adeguato per essere capite in quel momento lì del percorso e preparavano agli approfondimenti che sarebbero venuti successivamente. Quindi i punti verità di passaggio sono dei punti che non vengono mai negati dalle verità successive, perché le verità successive sono un'ulteriore evoluzione, un approfondimento di ciò che è stato detto precedentemente, preparando la mente ad accogliere le cose più complesse che sarebbero venute dopo. È talmente organico questo insegnamento. Quando lo avrete fatto vostro tutto, per chi fare naturalmente, scoprirete quanto è logico, organico, conseguenziale, è perfetto, è un lavoro che si è strutturato con questa magia di questo fenomeno nel corso dei 37 anni e hanno lasciato qualcosa non solo a noi, insomma, siamo un po' come dire, i prodromi di un'umanità migliore che si deve costruire su insegnamenti come questo. Allora, vediamo se ci sono cose a cui devo rispondere. Capisco anche che sia difficile porre questioni su temi come questi, perché a noi, per come siamo fatti, per come partiamo, è già un passo avanti molto grande parlare di panteismo e immaginarci, no, quello che ci propone il panteismo. Qui siamo andati molto oltre il panteismo, anche se il panteismo in qualche modo si avvicina a descrivere qualche cosa come è stato fatto dai maestri del cerchio. Vediamo ancora qui. C'è un sacco di buonasera, che fa piacere. Eccola qua. Allora, dice Marina, credo
che questo modo diverso di ragionare ci aiuta a vivere in maniera più profonda e allo stesso tempo più distaccata. La percezione di un piano più alto ci rende meno protagonisti e più spettatori, più tolleranti. Anche qualcos'altro ci può dare? Ah no, cos'altro ci può dare il sapere o intuire questa saggezza che trovate dentro i libri? Dunque, almeno, o forse la percezione di un piano più alto non è così, così alla portata di mano, per alcuni sì, ma avere una concezione che mette insieme tutte le nostre esperienze, cioè le esperienze della ragione, cioè della mente, le esperienze emotive e le esperienze pratiche, fisiche, tattili, del nostro, visive, del nostro stare nel mondo, che le mette insieme dà una spiegazione del perché siamo fatti così e come si collega tutto questo con una dimensione più alta, quella del sentire, e come quella del sentire sia ancora una posizione molto piccola, molto relativa rispetto a una dimensione ancora più alta che contiene tutte queste, che è la dimensione del cosmo, dello spirito, come abbiamo letto in questa lezione di questa sera. Quindi sì, avere una concezione che in qualche modo ci spieghi meglio che cosa stiamo facendo noi qua durante questa esperienza esistenziale, che ci dia qualche elemento in più, è un aiuto notevolissimo. E come dici tu, ci porta... Ogni tanto ci può portare proprio a distaccarci un po' da quelle che sono le normali risposte che diamo dentro il nostro vivere, il nostro stare in relazione, il nostro vedere le vicende della vita standoci immersi dentro, no? Guardandole un pochino più dall'alto, capiamo un po' meglio quello che sta succedendo, che cosa può significare per l'umanità un certo tipo di esperienza. Che cosa può significare per ognuno di noi confrontarsi con alcune difficoltà che ci vengono incontro? Con quale limite ci stiamo confrontando? A che ci serve? Cosa ci insegna questa cosa che stiamo sperimentando? E via, 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 via. Allora. Buonasera Stefano, sei arrivato adesso. Per fortuna te la puoi risentire, ma no, per fortuna non è che sia... Chissà quale lezione. Io mi sono fermato a questo punto della lettura, cioè in fondo a pagina 231, perché tutta la parte che viene dopo, credo che abbia bisogno, intanto che facciamo scendere un po' di più questa nostra lettura di stasera, che era veramente molto densa. Molto densa, erano come titoli di capitoli vastissimi che verranno aperti dentro altri libri successivamente e che devono un po' trovare il loro spazio dentro di noi. Credo che ci possiamo salutare per stasera. Noi ci rivedremo fra... vediamo se trovo... Se trovo, dovrebbe essere fra 2 settimane. Oggi è il 7, 7 e 14 fa 21. Quindi il 21 alle ore 15, non alle 21:30. Allora, vi auguro di passare una buona serata. Aspettate che leggo ancora questa cosa. Attraverso questi insegnamenti è bellissimo cogliere alcuni scorci che paiono essere presenti dentro di noi, vengono come illuminati da bagliori intuitivi che man mano vengono approfonditi. Sì, è bellissimo. Sono d'accordo con te, Anna. Sono d'accordo con te e vi ringrazio tutti di essere stati qui con me questa sera. Ecco, il preziosissimo Nicola scrive che il prossimo incontro è il 21 maggio alle ore 15, quindi ci dà conferma.
Ringraziamo come sempre Anna Tamburini Torre per aver dato vita a questa iniziativa di Lux e di ospitare queste nostre letture all'interno di Focus 3.0, il mistero della vita, voluto da Enrico Ballantini, e quindi sono due persone preziose da questo punto di vista che ringraziamo sempre. E al tempo stesso ringrazio voi di essermi stati ad ascoltare e vi abbraccio tutti e ci vediamo tra una quindicina di giorni. Buonissime cose.